permessi umanitari estivi e dell'emergenza Nord Africa. Allora, io vi rubo soltanto due minuti per darvi alcune comunicazioni per il corso Mediato, che è il corso rivolto esclusivamente a mediatori che operano sul territorio di Torino e provincia. Allora, in base al numero delle iscrizioni dei mediatori che lavorano sulla provincia di Torino, siamo riusciti ad accogliere tutte le richieste. Quindi, tutti i mediatori di cittadinanza straniera, in realtà non italiana, perché il corso è stato pensato per mediatori interculturali e quindi non per mediatori italiani. Allora, i mediatori non italiani, facciamo una discriminazione così subito, che lavorano su Torino e provincia, la loro domanda è stata accolta. Il corso inizierà il 7 febbraio. C'è stato uno slittamento delle date rispetto a quanto scritto inizialmente sul sito di Piemonte Immigrazione. Quindi abbiamo distribuito un foglietto, se c'è qualche mediatore che non l'ha ritirato lo può ritirare all'ingresso. E il corso inizierà il 7 febbraio e vi ricordo che non è soltanto un corso di formazione, ma è un progetto più ampio che prevede anche una seconda fase, che è la costituzione di una piattaforma in cui vengono messi in rete i mediatori che hanno partecipato al corso di formazione affinché possano scambiarsi informazioni e prassi dei propri uffici. E quindi un progetto sperimentale che tenta di far comunicare mediatori di cooperative o associazioni differenti che lavorano in settori differenti, dal lavoro alla sanità, alla scuola, eccetera. E vedremo come andrà questo primo anno sperimentale. Per chi invece è mediatore fuori dalla provincia di Torino, purtroppo non siamo riusciti ad accogliere le vostre richieste perché al momento avevamo un tetto massimo di 60 partecipanti e l'abbiamo coperto con i mediatori della provincia di Torino. Vedremo se in futuro riusciremo a rinnovare il progetto ed ampliarlo anche ad altri territori. Per informazioni ulteriori su Mediato potete chiedere a me o alla dottoressa Valetti dell'IRES Piemonte. Buona lezione. Facciamo una pausa verso le 3:30-4, durante la quale potete venire a ritirare gli attestati di frequenza all'ingresso. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie Emanuela che mi ha rubato la battuta migliore, cioè quella relativa alla pausa che faremo fra un po', quindi... non abbiamo di fronte 3 ore oceaniche di invasione di dati, numeri e altro. In più abbiamo anche le slide, quindi diciamo che non avete scuse. Io sono l'avvocato Maurizio Veglio, sono un membro dell'ASGI, che è l'Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione, che immagino tutti conosciate. Se ho capito bene, oggi è l'ultimo incontro del corso di formazione e la materia a cui è rivolta è quella della protezione internazionale. Anzitutto credo sia opportuno definire che cosa si intende per protezione internazionale, perché molto spesso si tende a parlare di status di rifugiato, di diritto di asilo politico, rischiando di fare confusione. La protezione internazionale è l'etichetta, diciamo, l'ombrello al di sotto del quale tutte queste definizioni trovano una loro collocazione. Quindi all'interno della materia della protezione internazionale tutte queste questi istituti giuridici trovano una loro definizione. In primo luogo, togliamoci subito il dente, io ho elencato gli strumenti normativi, cioè gli strumenti attraverso i quali gli operatori del diritto, giudici, avvocati e più in generale chiunque è coinvolto nell'affrontare la materia della protezione internazionale deve fare riferimento. Il primo è, credo tutti lo conosciate, la Convenzione di Ginevra del 1951. Per quanto sia uno strumento che ha compiuto 60 anni l'anno scorso, è ancora uno strumento di diritto internazionale pattizio vigente.
di più ancora è la fonte all'interno della quale si trova la definizione del concetto di rifugiato che tutt'oggi è operativa. La seconda e la terza fonte sono strumenti di diritto comunitario, cioè sono direttive della Comunità Europea. Come credo avrete notato, specialmente nel corso degli ultimi anni, la gran parte delle modifiche normative a livello nazionale che sono intervenute hanno trovato attuazione sull'onda dei cosiddetti obblighi comunitari, cioè l'obbligo che ciascun Stato membro europeo ha di conformare la propria normazione a quella della Comunità Europea. La direttiva 83/2004 e 85/2005 sono i due strumenti comunitari di maggiore rilevanza in ambito di protezione internazionale. Non a caso i due decreti legislativi che trovate elencati sotto, il 251/2007 e il 25/2008, sono gli strumenti che tecnicamente si chiamano strumenti di recepimento, cioè decreti legislativi, quindi fonti normative primarie, che introducono all'interno del sistema dell'ordinamento normativo nazionale i contenuti e i principi delle direttive citate. L'ultima fonte è in realtà un decreto legislativo molto recente che ha modificato il codice di procedura civile. Una parte di questo incontro sarà dedicato alla tutela in sede giudiziaria dei richiedenti la protezione internazionale, e il decreto legislativo 150/2011 ha innovato in maniera sostanziale questa materia. Procedo, se ci fossero questioni poco chiare o approfondimenti o chiarimenti, mi raccomando interrompetemi subito. Dicevamo quindi, che cosa si intende per protezione internazionale? La protezione internazionale è l'etichetta all'interno della quale rientrano le quattro forme conosciute di tutela dello straniero. Lo status di rifugiato, il cui richiamo alla Convenzione di Ginevra è stato fatto poco fa, la cosiddetta protezione sussidiaria, la protezione umanitaria e il vecchio, diciamo così, asilo costituzionale. La protezione sussidiaria, cioè la forma intermedia tra il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione umanitaria, è una forma di protezione in qualche modo innovativa che non esisteva, quantomeno non era codificata fino all'adozione della direttiva europea, e si intende anche dal punto di vista etimologico, si intende per protezione sussidiaria quella che viene garantita alla persona che non ha i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma che comunque viene ritenuto meritevole di una forma di protezione, proprio perché è una protezione sussidiaria, da qui deriva il nome. Per protezione umanitaria si intende invece ancora una forma ulteriormente residuale, molto più confusa, i cui tratti e i cui confini sono decisamente meno chiari, che vedremo in seguito. L'asilo costituzionale, lo togliamo subito, è di fatto una sorta di residuato normativo, nel senso che l'articolo 10 della Costituzione prevede il diritto di asilo, tra l'altro in una formula anche piuttosto estesa. Il problema è che per 50 anni non ha trovato alcun tipo di attuazione concreta. È una formulazione che prevede una forma di protezione particolarmente ampia nei confronti degli stranieri che nel loro paese di provenienza non possono esercitare i diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione, ma sfortunatamente nel corso degli ultimi anni la giurisprudenza si è sostanzialmente consolidata nel senso di lasciare all'asilo costituzionale una portata assolutamente residuale, e cioè semplicemente il diritto di chi intende richiedere la protezione internazionale di entrare nel nostro paese e avanzare la domanda. Quindi una sorta di, diciamo, passo presupposto per attivare le diverse forme di protezione. Per cui direi che allo Stato l'asilo costituzionale è sostanzialmente uno strumento non più operativo. Ora vediamo nel dettaglio le tre forme di protezione. La prima, è la più importante, la più nota, è quella relativa allo status di rifugiato. Come abbiamo detto, Convenzione di Ginevra 1951, ancora la Convenzione contiene il nucleo che definisce chi è un rifugiato. Il rifugiato è chiunque
si trovi nel giustificato timore di essere perseguitato per una serie di ipotesi, e in particolare vengono elencate la razza, la religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale, poi vedremo cosa si intende per gruppo sociale, opinioni politiche, il quale si trova al di fuori del proprio Stato, Stato di cui possiede la cittadinanza, poi faremo una brevissima parentesi sugli apolidi. Dicevo che si trova al di fuori dello Stato di cittadinanza e non può, o per il timore di cui sopra non vuole, richiedere la protezione nei confronti del proprio Stato. Quindi una prima cosa importante, allorché io mi trovi all'interno del mio paese di provenienza, di cui sono cittadino, e ipoteticamente possa attivare una richiesta di protezione internazionale, la mia presenza nel paese di provenienza mi impedisce l'attivazione di questo diritto. Una precondizione essenziale è che io mi trovi al di fuori dei confini del mio stato di cittadinanza. Finalmente la normativa comunitaria ha poi definito i concetti specifici che forniscono una definizione più dettagliata, maggiormente chiara e dettagliata, di cosa si intende per atti di persecuzione e da quali tipi di motivi questi atti debbano essere supportati. Non ogni atto di persecuzione in sé può giustificare una domanda di asilo politico, di status di rifugiato, ma in particolare quelli che vengono elencati dalla direttiva europea, che allo Stato è anche legge nazionale. E quindi quali atti possono giustificare una domanda di asilo di status di rifugiato? Atti di violenza fisica o psichica, provvedimenti di legge dell'amministrazione di polizia o giudiziari che siano discriminatori o per loro natura in quanto attuati in modo discriminatorio, anche un provvedimento che sia formalmente privo di una portata discriminatoria può essere poi applicato nella realtà in modo discriminatorio, il diniego di accesso ai mezzi di tutela giuridica, le conseguenze penali in seguito al rifiuto di prestare il servizio militare nel corso di un conflitto e gli atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia. Queste sono le sei categorie di atti di persecuzione che, secondo la legge nazionale, possono in modo legittimo supportare una domanda di protezione internazionale e in particolare status di rifugiato. Questi atti di persecuzione però non sono in sé sufficienti per far ritenere la domanda meritevole di accoglimento, perché questa persecuzione deve essere motivata solo da alcune tipologie di motivi. E quindi qui veniamo ai singoli concetti elencati già dalla Convenzione di Ginevra e in una piccola parte integrati dalla normativa attuale. Motivi di razza, motivi di religione, di nazionalità, e qui la specificazione è importante, non si intende solo il concetto di cittadinanza, ma anche l'appartenenza a quel determinato gruppo di particolare identità culturale o politica, che poi vedremo specificato maggiormente, il particolare gruppo sociale e l'opinione politica. Credo che sia importante soffermarsi sul concetto di particolare gruppo sociale, perché si tratta di una specificazione alquanto opportuna. I confini di questo concetto sono delineati in questi termini. Si tratta di membri, perché non sono cittadini ovviamente di uno Stato, ma sono gruppi di persone caratterizzate dall'appartenenza a un gruppo sociale, quindi si tratta di un dato non formale ma storico, quindi membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, storia che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è fondamentale per l'identità o la coscienza, tale da non consentire alla persona di essere costretta a rinunciare, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. A qualcuno viene in mente un particolare gruppo sociale, un popolo, che possa rientrare in questa definizione? Rom, curdi, perfetto, assolutamente sì, cioè gruppi di persone
che sono innegabilmente legate da una storia comune, da una vicenda comune, da una lingua in qualche caso, da abitudini, da religioni, che però non trovano la loro condizione riflessa nel dato formale della cittadinanza o dell'appartenenza a un singolo Stato. Abbiamo detto timore di persecuzione, tipologia di atti di persecuzione, motivi di quegli atti di persecuzione. Ora vediamo chi può essere individuato quale responsabile della persecuzione, perché non ogni atto di persecuzione della categoria che abbiamo visto, motivato dalle ragioni che abbiamo visto, in sé è sufficiente a giustificare una domanda di riconoscimento di status di rifugiato. E allora, tra i responsabili della persecuzione, la legge nazionale individua tre potenziali fonti. Lo Stato, che è evidentemente la più facile da immaginare. I partiti o, attenzione, le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio. In questo caso si intendono anche ovviamente gruppi antagonisti rispetto allo Stato, comunque gruppi di poteri che sono in grado di esercitare un predominio in una zona, quindi un elemento fattuale, non formale. Ultima ipotesi, soggetti non statuali, quindi dichiaratamente non pubblici. Nell'ipotesi in cui Stato o partiti politici o gruppi che esercitano dominio in una determinata regione non sono in grado di fornire protezione nei confronti di chi vi abita. E anche in questo caso il riferimento a opposizioni politiche o a gruppi che sono territorialmente in grado di esercitare il potere è evidente. In base a quali elementi viene valutata una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato? Darebbe da dire tutti gli elementi che ovviamente si possono ottenere dal richiedente o dalle informazioni che sono generalmente disponibili sulla vicenda. E quindi la legge elenca tutti i fatti che riguardano il paese di origine, attenzione, al momento dell'adozione della decisione, non al momento della proposizione della domanda. Questo perché diversamente si correrebbe il rischio paradossale di rifiutare il riconoscimento dello status di rifugiato, perché al momento dell'avanzamento della domanda ipoteticamente il paese di provenienza si trova in una condizione di assoluta calma e tranquillità, mentre al momento in cui sopravviene la risposta, ipotizziamo 8, 10, 12 mesi dopo, la situazione può essere cambiata in modo sostanziale. Ulteriormente, dichiarazioni e documenti presentati dal richiedente, dati personali, quindi condizione sociale, sesso, età. L'eventualità che le attività svolte dal richiedente, cioè i suoi comportamenti, le sue azioni, abbiano in qualche modo mirato a creare in modo strumentale le condizioni per ottenere il riconoscimento, quindi una norma che una fattispecie che vuole in qualche modo evitare gli abusi. E infine ovviamente la possibilità che lo straniero possa validamente fare ricorso alla protezione di un altro paese del quale può essere cittadino. Non a caso al momento dell'audizione, che poi vedremo avanti la commissione territoriale, sempre viene chiesta l'eventuale seconda cittadinanza o terza, ulteriore cittadinanza del richiedente, perché qualora lo stesso avesse cittadinanza di un diverso paese considerato paese sicuro, in quel caso la domanda dovrebbe essere respinta, in quanto lo straniero dovrebbe fare richiesta di protezione nel suo secondo paese di cittadinanza. Veniamo ora al punto di maggiore delicatezza di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'onere della prova. Come potete immaginare, è assai difficile, per non dire impossibile in moltissimi casi, che chi richiede lo status di rifugiato sia in grado di precostituirsi gli strumenti di prova della propria condizione. Il perché è facilmente immaginabile se solo si pensa a uno stereotipo di un richiedente lo status di rifugiato, il quale, magari costretto dagli eventi a fuggire o comunque ad abbandonare precipitosamente la propria condizione, non ha la possibilità materiale di predisporre elementi, documenti, testimonianze o altro a sostegno della propria domanda. Molto opportunamente, e non a caso, la legge prevede una sorta di rimodulazione dell'onere della prova, una sorta di attenuazione dell'onere della prova.
Cioè si dice, se anche gli elementi che sono riportati dallo straniero non sono completamente coperti, non sono completamente assistiti da una prova totale, molto spesso impossibile, non di meno le affermazioni si ritengono veritiere, quindi si danno per vere, allorché una serie di circostanze sono soddisfatte. E queste sono il compimento di ogni ragionevole sforzo per supportare la domanda. Ovviamente il concetto di ragionevole sforzo è rimesso poi alla interpretazione della normativa, ma quello che è importante è che ci sia un aggancio legislativo sulla base del quale si può in qualche modo rendere praticabile il soddisfacimento dell'onere della prova. Quindi il compimento di ogni ragionevole sforzo, la consegna e la produzione di tutti gli elementi utili ai fini della domanda, la coerenza e la plausibilità delle dichiarazioni del richiedente rispetto alle informazioni che sono generalmente disponibili in relazione alla sua vicenda, la presentazione della domanda nel minor tempo possibile, e il motivo è piuttosto intuitivo, e quindi una generale attendibilità del ricorrente. Questo perché? Perché evidentemente si tratta di arrivare a, in qualche caso, dimostrare l'indimostrabile, e quindi si è ritenuto di dover abbassare questa soglia a una portata, direi, ragionevole, attraverso l'inserimento di questi elementi di valutazione che consentono, diciamo che prevengono un rischio assai reale, e cioè quello che se dovessimo applicare un concetto di onere della prova totale e pieno, molto spesso, se non quasi sempre, situazioni meritevoli di tutela sarebbero di fatto denegate. Ci sono poi fattispecie che determinano l'esclusione dalla protezione nella forma dello status di rifugiato, la sua cessazione o la sua revoca. Quindi situazioni la cui sussistenza è incompatibile con una protezione. Si tratta sostanzialmente di vicende nelle quali il titolare o l'aspirante titolare della protezione si è reso responsabile di reati di particolare gravità. Non leggiamo tutta l'elenco perché è molto dettagliato e specifico. L'elemento discriminante è la gravità del reato che è stato compiuto dal richiedente alla protezione nella forma dello status di rifugiato. Vi sottolineo però un passaggio importante alla lettera B, che è quella di maggiore ricorrenza nella prassi. Si richiede che il reato sia stato commesso al di fuori del territorio italiano, quindi non in Italia, e che sia stato commesso prima del rilascio del permesso di soggiorno. Come vedremo, si tratta di situazioni e di previsioni che in realtà garantiscono un trattamento di maggior favore nei confronti di chi è titolare o di chi aspira a diventare titolare dello status di rifugiato. Esistono ipotesi di esclusione anche dalla protezione sussidiaria che vedremo più avanti, e come noterete si tratta di previsioni più invadenti, quindi meno garantiste, diciamo, dal punto di vista del titolare della protezione internazionale. Quindi il titolare, o, diciamo, l'aspirante, il richiedente lo status di rifugiato non può ottenere tale forma di protezione solo se il reato grave di cui si è reso responsabile è stato commesso al di fuori dell'Italia e prima del rilascio del permesso di soggiorno. Questa è l'esclusione dallo status. La cessazione, che quindi prevede e presuppone l'avvenuto riconoscimento dello status di rifugiato, quindi è una situazione che sopravviene al riconoscimento dello status di rifugiato, ha a che fare con comportamenti diretti del titolare dello status di rifugiato. Il primo è il più facile da immaginare, cioè l'ipotesi nella quale lo straniero che ha ottenuto la forma di protezione più alta, quella dello status di rifugiato, volontariamente si rivolga al paese di cittadinanza, in questo modo sostanzialmente negando la propria condizione di rifugiato. Allo stesso modo, se nel frattempo è stata persa la cittadinanza, se lo straniero titolare dello status di rifugiato volontariamente la riottiene, di nuovo significa di fatto rinunciare alla protezione del terzo paese.
lo stesso nel caso in cui ottenga una cittadinanza diversa e possa ottenere la protezione del paese di cui ha acquisito la cittadinanza, sia ritornato nel paese di provenienza, quindi si sia ristabilito, oppure siano venute meno le ipotesi sulla base delle quali ha ottenuto lo status di rifugiato. Teniamo presente che le condizioni che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato possono non essere condizioni definitive, ma possono anche essere temporanee, benché la forma di protezione dello status di rifugiato sia in sé illimitata nel tempo. Infine la revoca. La revoca è una forma di sanzione che viene erogata nei confronti di chi ha ottenuto lo status di rifugiato, quindi anche in questo caso è una misura successiva al riconoscimento, che interviene quando sulla base di elementi di fatto si viene dimostrato che il riconoscimento è avvenuto unicamente, quindi solo ed in via esclusiva, sulla base di documenti contraffatti, di vicende non vere di documenti, in generale di documenti falsi. Sottolineo però che deve trattarsi di un riconoscimento avvenuto esclusivamente sulla base di quei elementi, perché nell'ipotesi in cui tali elementi non fossero gli unici che hanno giustificato il riconoscimento dello status di rifugiato, non si applica la revoca. Benissimo, esaurito la prima forma di protezione, veniamo alla forma di tutela intermedia, alla protezione sussidiaria a cui facciamo cenno precedentemente. È quella forma che viene garantita allo straniero il quale individualmente non riesce a soddisfare i requisiti che sono obiettivamente abbastanza impegnativi dello status di rifugiato, ma che comunque, in base alla propria situazione personale e in base alla situazione del proprio paese, ha diritto e viene ritenuto meritevole di una forma di tutela. I concetti giuridici che delimitano la protezione sussidiaria sono quelli legati al rischio effettivo di subire un danno grave. Ovviamente si tratta di andare a definire che cosa è il danno grave. Fortunatamente la legge ci dà tre fattispecie, tre parametri in relazione ai quali stabilire se il rischio al quale va incontro una persona che rientra nel proprio paese può considerarsi un danno grave rilevante a questi fini oppure no. La prima ipotesi è quella della condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte. La seconda riguarda la tortura o qualunque altra forma di pena o trattamento considerato inumano o degradante. La formulazione di questo secondo istituto richiama in realtà la Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, che prevede espressamente una tutela in queste ipotesi, cioè il divieto in particolare di qualunque forma di pena o trattamento inumano o degradante. La terza ipotesi di danno grave è quella che nella prassi può più aiutare i richiedenti la protezione internazionale, e si tratta cioè di quel pericolo al quale lo straniero è esposto in caso di rimpatrio, che deriva dalla condizione di conflitto civile nazionale o internazionale che è in corso nel paese di provenienza. Quindi, tanto per intenderci, semplificando, situazioni di guerra civile o di conflitto nazionale o internazionale possono consentire al cittadino di quel paese di ottenere una forma di protezione, in particolare la protezione sussidiaria, sulla base proprio di questa previsione della lettera C dell'articolo 14. Anche in questo caso abbiamo ipotesi di esclusione e di cessazione, di nuovo sono le ipotesi in cui viene commesso un reato grave. Qui vediamo però la differenza a cui facevo cenno prima. Il concetto di reato grave dal punto di vista della sanzione non cambia, cambia però l'ipotesi che prevede questa forma di sanzione, cioè l'esclusione, sia nell'ipotesi di commissione all'estero sia nell'ipotesi di commissione all'interno del territorio nazionale. In questo caso non si fa riferimento alla intervenuta o meno rilascio del permesso di soggiorno, quindi nell'ipotesi di chi ha ottenuto o di chi ha fatto domanda di status di rifugiato, il reato rilevante è solo quello commesso dopo il rilascio del permesso di soggiorno, in questo caso non fa alcuna differenza.
ecco la portata meno garantista della norma, perché evidentemente lo status di rifugiato è una condizione di maggior favore, di maggior tutela rispetto alla protezione sussidiaria. Prego. Sì, avete sentito tutti la domanda anche in fondo? No. Allora, se ho capito bene, la domanda è se non vi è contraddizione tra prevedere l'ipotesi della condanna a morte quale condizione che può legittimare una forma di protezione e prevedere poi successivamente l'esclusione da questa forma di protezione in caso di commissione di un reato grave, giusto? In parte sì, in realtà se vogliamo essere precisi sul punto, se guardiamo l'altra ipotesi di esclusione della protezione, cioè la terza, il fatto di essersi reso responsabile di, diciamo, gravi reati di guerra, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, quella è la previsione che prima ancora del reato grave esclude da questa forma di protezione chi si è reso responsabile di reati così gravi. Ovviamente dietro c'è una questione di opportunità politica, perché si tratta di garantire o meno la possibilità di offrire protezione a chi si è reso responsabile di reati. Secondo la griglia normativa, se questi reati sono sufficientemente gravi da soddisfare questi requisiti, e quindi se si tratta di reati gravi, secondo la definizione che ne dà la legge, e a maggior ragione di reati gravissimi, reati contro l'umanità, genocidi o altro, la forma di protezione è esclusa. Quindi la protezione viene garantita solo a chi diciamo si è reso responsabile di reati non così gravi nel proprio paese o in Italia. Ultimo aspetto legato alla perdita della protezione sussidiaria. A differenza dello status di rifugiato, che una volta riconosciuto è una forma di protezione definitiva, che solo in rarissimi casi può essere persa, la protezione sussidiaria offre una forma di tutela temporanea. Temporanea perché il suo requisito è per definizione temporaneo, e cioè immaginiamo una condizione di conflitto. Allora, la norma prevede che in caso di modifica della condizione di fatto che hanno giustificato il riconoscimento della protezione, ad esempio il venir meno di un conflitto, ecco che ora, modificando la condizione di fatto, può anche modificarsi quella di diritto, e quindi il riconoscimento della protezione sussidiaria non è una garanzia assoluta di protezione definitiva, ma è uno strumento temporaneo. Non a caso, vedremo dopo, alla scadenza del permesso di soggiorno eventualmente rilasciato per protezione sussidiaria, il rinnovo non è automatico, ma deve essere preceduto da una nuova valutazione della commissione territoriale, proprio perché si tratta di forme di protezione che hanno una natura temporanea e non definitiva. Nell'ipotesi in cui siano venute meno le condizioni che hanno giustificato il riconoscimento della protezione, ecco che la protezione cessa. Ultima forma di protezione: abbiamo detto che l'asilo costituzionale è di fatto un residuo bellico di cui non possiamo purtroppo fare molto allo Stato. Ultima forma di protezione prevista dalla normativa è quella cosiddetta umanitaria. Diciamo subito che è una forma assolutamente elastica, flessibile e di fatto non definita, cioè i confini di questo istituto sono assolutamente poco chiari. Esiste solo un fondamento normativo, articolo 5,6 del testo unico sull'immigrazione, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno qualora sussistano questi gravi motivi di carattere umanitario, in particolare carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Capite bene che si può trattare praticamente di qualunque presupposto, perché obblighi costituzionali non sono infiniti, ma gli obblighi internazionali, cioè quelli assunti in sede pattizia o convenzionale dallo Stato italiano, sono innumerevoli. Quando questi motivi acquisiscano lo status di sufficiente serietà da poter integrare la richiesta e la portata normativa, non è definito in alcun provvedimento normativo. E poi la prassi, quindi la giurisprudenza,
che riempiono di sostanza questo concetto abbastanza vacuo. Di fatto nella prassi si utilizza questo strumento quando ci si trova di fronte a situazioni che per considerazioni di natura etica o solidaristica impongono in qualche modo una forma di tutela meno qualificata delle altre, ma che quantomeno impedisca l'espulsione dello straniero. Immaginiamo condizioni di salute particolarmente gravi o condizioni personali che impediscano, per motivi che non rientrano nelle altre due forme di protezione, l'allontanamento dello straniero. Ad aumentare la confusione vi è un'ulteriore previsione. Dice la norma che il testo unico immigrazione, che il permesso per motivi umanitari viene rilasciato dal questore. Intendiamoci, tutti i permessi di soggiorno in realtà vengono rilasciati dalla questura. Il permesso di soggiorno nell'interesse del minore viene in realtà previsto e disposto dal Tribunale per i minorenni, ma in linea di massima direi che non c'è questione sul fatto che la questura è l'organismo amministrativo predisposto al rilascio del permesso di soggiorno. Il problema è che nonostante le modifiche normative è ancora vigente una norma del regolamento di attuazione del testo unico immigrazione che viene proprio richiamato, vedete che la citazione testuale della norma: il permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione. Allora, il regolamento di attuazione, che per la cronaca è il DPR 394/99, stabilisce qual è il processo di rilascio del permesso per motivi umanitari e individua due percorsi. Il primo è, come ci si potrebbe aspettare, il rilascio del permesso umanitario previo al parere della commissione territoriale, cioè io ho fatto domanda di protezione internazionale, la commissione territoriale ha ritenuto che sussistessero i presupposti per il rilascio di un permesso umanitario, la commissione non rilascia un permesso ma trasmette il fascicolo alla questura perché valuti l'eventuale sussistenza di. Quindi di fatto sembra concedere al questore un potere discrezionale. Potere discrezionale che in realtà poi la giurisprudenza nega nel modo più assoluto. Per cui in questo momento la norma prevede che la commissione valuti la sussistenza di questi motivi di carattere umanitario. Se li ravvisa, invita il questore a sua volta a rilasciare il permesso di soggiorno. La questura, nei fatti, se non esistono precedenti penali o quantomeno precedenti penali di una certa gravità, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Quindi il meccanismo non è non brilla per coerenza. Ancora più in sé direi originale è però la seconda previsione contenuta nel regolamento di attuazione relativo al permesso umanitario. Perché si dice che il questore, oltre che rilasciare il permesso sulla base della richiesta della commissione, può anche farlo autonomamente. E cioè può rilasciare un permesso per motivi umanitari previa acquisizione dall'interessato di documenti riguardanti i motivi della richiesta, relativi a oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale. Quindi in sostanza cosa succede? Che io posso esercitare una scelta, sostanzialmente. Cioè posso andare in commissione a chiedere la protezione internazionale e la commissione, se ritiene che sussistano i motivi di carattere umanitario, può chiedere al questore di rilasciare un permesso di questo tipo. Ma, dice il regolamento di attuazione, io posso andare anche direttamente dal questore, a patto che io abbia documentazione riguardante i motivi della richiesta che testimonino oggettive e gravi situazioni. Anche qui, nei fatti, la situazione non è molto chiara. Trattandosi di una norma contenuta nel regolamento di attuazione, quindi una fonte normativa subordinata rispetto al testo unico immigrazione, è una modalità, direi, incerta nella prassi. Fatto sta che questo contribuisce ad aumentare il grado di vaghezza che contraddistingue l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Bene, ora che abbiamo in mano gli strumenti giuridici, passiamo a vedere
concretamente come si attiva una procedura di riconoscimento della protezione internazionale e a quali esiti può portare. Anzitutto, da chi può essere presentata la domanda? La domanda deve essere presentata personalmente, quindi non può essere delegata, non può essere fatta per procura o per intermediazione. Deve essere fatta personalmente dal richiedente, che la deve esercitare o alla polizia di frontiera o alla questura competente in base alla dimora dello stesso. L'unico caso, ma vi è evidentemente una spiegazione di tipo giuridico, in cui non è il titolare della domanda che l'attiva è quello del minore, perché il minore ha capacità giuridica ma non ha capacità di agire e quindi deve agire attraverso un rappresentante legale. E quindi il genitore, se presente, che attiva la domanda. Se non è presente, siamo quindi di fronte all'ipotesi di un minore non accompagnato, in quel caso si devono attivare tutti gli strumenti di tutela previsti dalla procedura civile italiana e quindi la nomina del tutore, che ne diventa rappresentante legale, che quindi assiste lo straniero minore non accompagnato nel corso di tutta la procedura. Aprendo una parentesi sui minori, e per evitare poi di doverlo fare dopo con il rischio di perdere il filo, l'aspetto più complicato legato, o uno degli aspetti più complicati legati alle domande di protezione internazionale avanzate da minori, riguarda l'accertamento di età, perché molto spesso siamo di fronte a richiedenti che non hanno documenti di identità e quindi non è possibile stabilire in modo certo l'età. È un problema che si trascina da molto tempo e che purtroppo non ha allo stato approdi particolarmente confortanti. Nella prassi lo strumento che viene utilizzato per l'accertamento dell'età è la radiologia della mano e del polso. Il problema è che si tratta di un metodo molto risalente, che è stato elaborato negli anni 50 negli Stati Uniti, il quale presenta un tasso di errore molto significativo. Si va in letteratura scientifica si parla da 6 mesi a 2 anni di erroneità. Capite bene che se si sottopone a un accertamento radiologico o un sedicente minore straniero, il quale può essere intorno ai 18 anni, e si accetta uno strumento di accertamento che può avere un margine di errore così ampio, si rischia di vanificare il senso dell'accertamento stesso. Da più parti si è sostenuta la necessità di prevedere esami di tipo auxologico, che è una scienza medica superiore che in realtà unisce diverse competenze tecniche, pediatriche, eccetera. Il problema è che neanche in questo caso si riesce a raggiungere un risultato sufficientemente chiaro in termini di precisione, anche se è certamente maggiormente affidabile rispetto agli esami radiologici. In realtà esisterebbe o esiste un approdo normativo in qualche modo risolutivo, perché è previsto per una di quelle situazioni di disomogeneità che caratterizzano la normativa italiana. Nel decreto del Presidente della Repubblica che si occupa delle competenze penali del giudice di pace, apparentemente non collegata alla materia di cui stiamo parlando, è enunciato un principio molto importante, cioè si traccia la linea per stabilire quando un imputato deve essere considerato maggiorenne o minorenne. Questo perché evidentemente le previsioni normative che disciplinano un processo penale per maggiori e minori sono molto differenti. In questo DPR è enunciato un principio che in realtà poi si applica per analogia in praticamente tutto l'ordinamento nazionale, che prevede che qualora anche dopo l'esame, anche dopo la perizia, permangono dei dubbi sull'età del minore, si presume la minore età, evidentemente per una forma di ulteriore garanzia nei confronti della persona. Purtroppo nella nostra materia, cioè l'accertamento di minore età dei richiedenti asilo, non trova una grande applicazione questo principio.
Tra l'altro ci sono stati casi anche recenti di persone trattenute al centro di identificazione ed espulsione che affermavano la minorità. Il problema è che evidentemente dobbiamo sempre ricordarci che partiamo da situazioni di assenza di documenti di identità e quindi comprensibilmente la questura si trova di fronte a uno scoglio, perché accertare l'età di una persona, come abbiamo visto, è piuttosto difficile. Recentemente ci sono stati moltissimi casi. Inizialmente sono stati inviati molti fax con i certificati di nascita delle persone e la questura ha iniziato a dimettere dal centro di identificazione ed espulsione le persone titolari di quei certificati di nascita. Quando i certificati di nascita sono diventati troppi e anche riferiti a persone che apparentemente non potevano essere minorenni, la questura ha cambiato orientamento e quindi non ha più consentito le dimissioni dal centro di persone il cui certificato di nascita arrivava unicamente via fax, ma ha chiesto un certificato originale, con l'ulteriore problema che il certificato originale non può essere immediatamente associato a una persona sulla base di una fotografia e quindi si è deciso di chiedere una sorta di verifica della genuinità del documento ai consolati e alle ambasciate, con il risultato di allungare evidentemente la procedura di moltissimo tempo e in molti casi di vanificarne il senso, perché nel frattempo la persona può essere rimpatriata. Detto questo, in realtà non ci stiamo occupando di trattenimenti, quindi era solo per fare presente l'ulteriore problema che si ha con l'accertamento dell'età. Tornando alla materia della protezione internazionale, direi opportunamente la norma prevede che anche se il dichiarato minorenne si rifiuta di sottoporsi all'esame per l'accertamento dell'età, questo comunque non vanifica la sua domanda, con una disposizione di evidente garanzia nei suoi confronti. In conseguenza della domanda, muta in modo radicale lo status giuridico dello straniero che si trova in Italia, perché direi nella stragrande maggioranza dei casi, al momento della richiesta di protezione internazionale, lo straniero è in condizioni di irregolarità. Il primo, più evidente e più importante effetto della domanda è il passaggio dalla condizione di irregolarità alla condizione di regolarità del soggiorno. Dice la norma che lo straniero che richiede la protezione internazionale risiede regolarmente, ha diritto di soggiornare regolarmente in Italia fino alla decisione della Commissione. Evidentemente si tratta di una modifica della condizione assolutamente centrale. In particolare è prevista la possibilità di limitare il diritto di soggiorno, in particolare il diritto di circolazione, perché il prefetto può individuare un'area territoriale all'interno della quale lo straniero richiedente asilo ha diritto di circolare, ma di fatto a Torino questa norma non trova ancora attuazione. Qual è quindi l'iter che segue la domanda di protezione internazionale? Viene formato un fascicolo. La questura o la polizia di frontiera assume le dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale, al quale viene poi rilasciata una copia, e si passa quindi alla verifica della competenza, cioè della individuazione dello Stato competente per la domanda, cioè si tratta di capire quale Stato membro dell'Unione Europea è competente a decidere sulla specifica domanda. Lo strumento normativo è il regolamento Comunità Europea 343 del 2003 che vedete indicato, il cosiddetto regolamento Dublino, del quale forse avete sentito parlare, il quale prevede una serie di criteri per individuare lo Stato competente, molto complicati e la cui inefficienza, i cui danni sono denunciati da tutte le istituzioni internazionali. Fatto sta che al momento la norma che trova maggiore applicazione è quella per cui in caso di ingresso illegale nello spazio Schengen, il paese nel cui territorio lo straniero è stato identificato per la prima volta, quindi nel paese in cui sono state prese le impronte digitali e di cui quindi vi è testimonianza del passaggio, è il paese ritenuto competente. Il caso tipico è quello dei richiedenti la protezione internazionale che provengono dall'Asia, i quali entrano nel territorio europeo attraversando il confine greco fra Turchia e Grecia, vengono fermati, identificati, sottoposti a fotosegnalamento e poi escono dal territorio greco e fanno domanda di asilo in un altro paese.
In tutti questi casi, fino a un po' di tempo fa, applicando questa norma, lo Stato che riceveva la domanda chiedeva allo Stato greco di riprendere in carico lo straniero in quanto paese in carico competente per la decisione. Fortunatamente una serie di decisioni di diverse corti nazionali e internazionali ha impedito il rimpatrio in Grecia, perché è stato dimostrato che nel paese ellenico il rispetto delle procedure e degli standard minimi per l'accoglienza e per la trattazione delle domande di asilo politico non era rispettato, e quindi allo Stato è praticamente impossibile essere rimpatriati o trasferiti in Grecia per l'evasione di una domanda di protezione internazionale. La norma che prevede la competenza del primo paese nel quale si è entrato soffre un'eccezione, ed è quella relativa all'ipotesi in cui lo straniero abbia successivamente dimorato per più di 5 mesi in un altro Stato e dopo 5 mesi abbia presentato la domanda. In questo caso la competenza è direttamente del paese in cui ha soggiornato per più di 5 mesi. Quindi, tornando al nostro caso, una volta accertata in ipotesi la competenza dello Stato italiano, il fascicolo formato dalla questura viene trasmesso alla commissione territoriale, che è l'ente amministrativo deputato alla valutazione delle domande di asilo di protezione internazionale. Il questore però deve anche fare qualcos'altro, perché dalla regolarità del soggiorno discende ovviamente il diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno. E quindi, a seguito della proposizione della domanda, il richiedente la protezione internazionale ha diritto di ottenere un documento che ne legittima il soggiorno. La norma prevede una validità di 3 mesi, che in realtà è rinnovabile fino alla definizione della procedura, quindi la durata di questo permesso è sovrapposto alla durata della procedura. Vi sono però una serie di casi in cui il questore, oltre a trasmettere il fascicolo, deve anche valutare se disporre l'accoglienza o il trattenimento del richiedente alla protezione internazionale. Ci sono cioè una serie di ipotesi che vedremo tra un attimo, ricorrendo le quali il questore non rilascia un permesso di soggiorno, ma adotta un provvedimento che, in un'ipotesi, dispone l'accoglienza dello straniero. Nell'altra ipotesi dispone il trattenimento, cioè la compressione della libertà personale. In questi casi non viene rilasciato un permesso di soggiorno, ma viene rilasciato un attestato nominativo, cioè una dichiarazione con la quale la questura dà atto della avvenuta domanda di protezione internazionale e che di fatto certifica l'avvio della procedura. Quando lo straniero viene accolto o trattenuto in una struttura ministeriale? Dunque, l'accoglienza, che, come potete intuire anche solo dal punto di vista nominalistico, situazione completamente diversa dal trattenimento, l'accoglienza cioè è una forma di, se vogliamo, di tutela, di supporto, di sostegno allo straniero, che si attua in questa modalità. Lo straniero viene accolto presso un CARA, cioè un centro di accoglienza per i richiedenti asilo, che è struttura assolutamente diversa e non assimilabile ai CIE, cioè ai centri di identificazione e di espulsione. È diverso il presupposto, è diversa la disciplina. Quando lo straniero viene inviato a un CARA, quando viene offerta la possibilità di dimorare presso un CARA? Anzitutto, quando non c'è una completa disponibilità di documenti di identità, che, come potete immaginare, accade praticamente sempre. Allora, in questo caso, lo straniero può essere accolto presso un CARA. Quando i documenti manchino, quando non siano completi, o anche qualora lo straniero abbia presentato documenti falsi. In tutti questi casi il questore può disporre l'accoglienza presso un CARA. Trattandosi però dell'ipotesi, diciamo, minimale, questo periodo di accoglienza non può estendersi oltre i 20 giorni.
Ancora, quando lo straniero ha presentato domanda dopo essersi sottratto ai controlli di frontiera o comunque aver eluso i controlli di polizia, di nuovo può essere accolto presso un CARA per un periodo in questo caso maggiore, cioè fino a 35 giorni, ma non superiore a 35 giorni. Ultima ipotesi, se lo straniero che richiede la protezione internazionale è stato già fermato dalle forze dell'ordine in condizioni di soggiorno irregolare. Anche in questo caso al questore è data la possibilità di disporre l'accoglienza presso un CARA. Anche in questo caso il periodo massimo di accoglienza è 35 giorni. In tutti e tre i casi, allo scadere del periodo massimo, il termine massimo di permanenza, lo straniero deve essere fatto uscire dal CARA e gli deve essere rilasciato un permesso di soggiorno. Esattamente come succede per coloro ai quali non viene disposta né l'accoglienza né il trattenimento. Dicevo, fattispecie assolutamente diversa è quella prevista per il trattenimento al CIE. I CIE sono i centri di identificazione e di espulsione, sono cioè quei particolari luoghi all'interno dei quali vengono trattenuti gli stranieri già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento in attesa della esecuzione dell'allontanamento. Anche i richiedenti asilo possono essere trattenuti presso un CIE. Quando? Anzitutto quando si tratta di persone che hanno commesso articolo 1, paragrafo F, Convenzione di Ginevra, ne parlavamo prima, gravi reati, crimini di guerra, gravi reati contro umanità, genocidio, reati gravissimi. In questo caso, peraltro, sarà una presumibile causa di esclusione dallo status, ma quantomeno nel frattempo si attua la misura del trattenimento presso il CIE. Seconda ipotesi, lo straniero si presenta, fa domanda di protezione internazionale, ma è uno straniero che è già stato condannato per una serie di reati diciamo più gravi, che sono individuati dalla norma, quel riferimento a quell'articolo 380 riguarda un elenco di reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza, quindi reati diciamo di maggiore allarme sociale, di maggiore gravità. Allorché lo straniero abbia commesso uno di questi reati e sia stato quindi condannato per questo motivo, alla domanda di protezione internazionale deve seguire il trattenimento presso il CIE. Analoga sorte qualora il reato che ha compiuto attenga una delle diverse materie che vedete elencate, stupefacenti, libertà sessuale, favoreggiamento di immigrazione clandestina, eccetera. Uno di questi reati impone sempre e comunque il trattenimento. Ultima ipotesi, residuale, ma non residuale nella realtà, allorché lo straniero che si presenta per fare domanda di protezione internazionale sia già destinatario in precedenza di un decreto di espulsione o di un decreto di respingimento. Anche in questo caso, pur se formalmente incensurato, lo straniero viene richiedente asilo, viene trattenuto presso un CIE. Tenete presente che i CIE in Italia sono 10, una decina, ovviamente i posti non sono illimitati, per cui è possibile nella prassi che, benché lo straniero versi in una di queste tre condizioni, alla sua domanda la questura non possa far conseguire il trattenimento, ad esempio per indisponibilità di posti. Per cui valutare la pericolosità o meno di proporre una domanda di protezione internazionale sapendo di rientrare in una di queste categorie è sempre un'operazione piuttosto difficile. Quindi, torniamo alle tre, diciamo riassunte le tre situazioni possibili. Straniero che richiede la protezione internazionale e al quale viene rilasciato un permesso di soggiorno. Straniero che viene accolto presso un CARA. Straniero che viene trattenuto presso un CIE. In qualunque caso l'organismo amministrativo deputato alla valutazione della domanda è la Commissione Territoriale, il cui nome per esteso è Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. Ce ne sono 8-10 in Italia, in particolar modo al sud e al centro. A Torino ne abbiamo una da circa 3 anni, le quali sono deputate sulla base della ripartizione geografica all'esame delle domande presentate sul territorio nazionale.
le commissioni sono istituite con decreto ministeriale, i membri delle commissioni altrettanto, e in particolare ogni commissione è composta da 4 membri. Un funzionario di carriera prefettizia che ricopre il ruolo di presidente, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante degli enti territoriali e, fortunatamente, il rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che evidentemente per, direi, affinità di materia, un ruolo assolutamente centrale nella valutazione delle domande. Con un ruolo di vertice rispetto alle singole commissioni territoriali persiste la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, questa è la dicitura, che ha sede a Roma e che svolge sostanzialmente compiti di coordinamento e di formazione, e in particolare questo può avere una ricaduta nella prassi, è competente per adottare provvedimenti di revoca e di cessazione degli status, quelli che abbiamo visto prima, vengono formalmente segnalati alla Commissione Nazionale che delibera questo genere di provvedimenti. A garanzia della qualità delle decisioni, la Commissione Nazionale è l'organismo che è deputato alla raccolta, alla conservazione, alla formazione di dati che sia in grado di fornire ai singoli membri delle commissioni documenti e elementi in grado di fornire una risposta quanto più competente e completa e adeguata alle singole domande. Vediamo ora lo svolgimento della procedura. Anzitutto la norma, il decreto legislativo 25/2008 prevede, istituisce una sorta di esame privilegiato, in quanto a tempi, per una serie di categorie di persone e per una serie di situazioni. Si chiama esame prioritario ed è evidentemente quello che viene svolto nel minor tempo possibile. Si attua questa procedura in tutti i casi in cui la domanda di protezione internazionale è chiaramente fondata e quindi verrà con un altissimo grado di probabilità accolta. Quando viene proposta da persone che rientrano nelle cosiddette categorie vulnerabili, quindi donne, minori, anziani, single con minori, eccetera, e ovviamente quando la domanda proviene da stranieri che sono al momento accolti presso i CARA o trattenuti presso i CIE, allo scopo ovviamente di contenere al minimo il periodo di trattenimento o di accoglienza. Ricordiamoci sempre che l'accoglienza ha un periodo temporale molto limitato, come dicevamo, 20-35 giorni. Il trattenimento presso il CIE, che è tutto un altro problema, ha una durata ipotetica di 18 mesi. Però fortunatamente la Commissione garantisce l'esame dei richiedenti asilo trattenuti al CIE effettivamente in via prioritaria, quindi i tempi quantomeno dell'audizione e della notifica del provvedimento sono ridotti. Ancora una cosa sull'esame. Abbiamo detto esame prioritario per particolari situazioni di fatto, esame ordinario per tutte le altre. Cosa succede nell'esame ordinario? La commissione decide sulla base della domanda, non decide e non è tenuta a decidere unicamente sulla base dell'audizione che si svolge, perché lo straniero può non presentarsi. Nel caso in cui lo straniero, benché regolarmente convocato, non si presenti, allora la commissione deve comunque dare corso alla domanda e utilizzerà per arrivare alla decisione le dichiarazioni che sono state rese in sede di proposizione della domanda in questura. Evidentemente ciò significherà ridurre sensibilmente le chance di una favorevole definizione, ma non necessariamente. In sede di audizione allo straniero è garantita l'assistenza linguistica, ovviamente, e l'assistenza legale qualora l'abbia esercitata. Quindi in caso di nomina di un avvocato c'è il diritto dello straniero di essere assistito durante l'audizione. Nel caso di minore non accompagnato, l'audizione si svolge alla presenza del tutore, nel caso di minore accompagnato nei confronti della commissione si svolge alla presenza del rappresentante legale, genitore o tutore. La norma prevede l'audizione di fronte alla commissione
validamente costituita con la presenza di 3 dei suoi membri. E prevede anche la facoltà, se richiesta dallo straniero, che l'audizione si svolga di fronte a un solo membro. Questo evidentemente, in quanto la ratio legislativa è quella di garantire, ad esempio in condizioni di particolare disagio o imbarazzo di sofferenza, una maggiore riservatezza. Nella realtà lo strumento viene utilizzato per garantire una più rapida evasione delle pratiche, perché invertendo il rapporto è la commissione che chiede allo straniero se è soddisfatto di poter ottenere, di poter avere l'audizione nei confronti di un solo commissario, perché questo significa fare 3 esami contemporaneamente nello stesso tempo in cui ce ne andrebbe, che sarebbe necessario per svolgerne uno. E considerati che l'anno scorso le domande di protezione internazionale sono aumentate sensibilmente dopo anni di decrescita, si tratta di sostanzialmente di un aggiustamento pragmatico per evitare la formazione di archivi eccessivamente di tempi di attesa eccessivamente lunghi, che sono tra l'altro in questo momento arrivati anche a 8-10 mesi dalla proposizione della domanda, e quindi sono ritornati a estensioni particolarmente pesanti. Veniamo alle... Prego. Quindi la tesi è quella per cui il fatto di fare l'audizione di fronte a una persona è svantaggioso rispetto a farla di fronte a tutti, giusto? Sì. Sì, questo è un problema assolutamente centrale. La legge prevede una serie di strumenti di informazione, quindi la redazione di guide in multilingue con le quali dovrebbero essere fornite le informazioni di base per i richiedenti. Il dato che veniva sottolineato però è un dato assolutamente centrale. Se noi guardiamo gli esiti delle audizioni fatte da richiedenti asilo senza avvocato e senza preparazione rispetto all'ipotesi opposta, la distanza è abbastanza notevole in termini statistici. Per cui un problema legato alla informazione precedente all'audizione è assolutamente centrale. L'ideale ovviamente è quello di poter affiancare, parlo anche dal punto di vista dell'avvocato, poter affiancare un richiedente ovviamente con un margine di tempo significativo prima di andare in audizione, perché questo consente ad esempio di simulare l'intervista, consente di reperire documentazione utile ai fini della domanda, consente anche di redigere una memoria che può essere consegnata alla commissione a sostegno della domanda. Per cui in questo senso è assolutamente centrale. Sull'opportunità di avere un commissario o 3 o 4, cioè la commissione nella sua composizione totale, effettivamente può essere svantaggioso nella misura in cui il commissario singolo non abbia magari delle informazioni particolarmente complete o aggiornate sul paese di provenienza, perché il commissario che svolge l'intervista sarà il commissario relatore, cioè quello che poi renderà partecipe il resto della commissione della singola vicenda. Ben inteso, ogni audizione viene verbalizzata, quindi esiste una trascrizione sulla qualità ovviamente poi si può discutere, ma esiste comunque una verbalizzazione delle dichiarazioni. Di nuovo però, se immaginate un richiedente senza avvocato, senza adeguata preparazione, al quale viene chiesto di firmare il verbale, che magari non lo rilegge, che lo rilegge frettolosamente, oppure un caso inverso, gli esiti possono variare in modo davvero sensibile sulla base di questi elementi. Venendo alle decisioni della Commissione, poi siamo quasi vicini alla pausa. Anzitutto la Commissione può dichiarare una domanda inammissibile. La domanda è dichiarata inammissibile quando il richiedente è già rifugiato in un altro paese,
paese ovviamente firmatario della Convenzione di Ginevra, si deve trattare di un paese che fornisce garanzie in questo senso. Oppure, questo è un caso che nella prassi non è così marginale, lo straniero presenta una domanda di protezione internazionale, domanda però identica a una già presentata precedentemente, e quindi reitera la medesima domanda una seconda volta. Non è possibile reiterare le domande, ma la formulazione normativa, io qui ho riportato il testo, la menzione testuale, parla di nuovi elementi. La domanda è reiterata uguale a se stessa nel caso in cui venga ripresentata senza aggiungere nuovi elementi. Cosa significa questo? Significa che un nuovo elemento rende la domanda nuova. E quindi, in caso di riproposizione di una domanda, o meglio, in caso di seconda domanda o terza, da parte di un richiedente la protezione internazionale, il discrimine che può renderla, che la renderà non inammissibile ma ammissibile, è la produzione di nuovi elementi. Senza nuovi elementi la domanda viene ritenuta inammissibile. Ancora, la Commissione può deliberare la manifesta infondatezza, che non è un rigetto. La differenza la si vedrà poi successivamente quando parleremo dei ricorsi in tribunale. La manifesta infondatezza di una domanda è circostanza che si verifica quando la stessa istanza è palesemente infondata. Di nuovo abbiamo a che fare con principi i cui confini sono in realtà poi da definire attraverso l'operazione ermeneutica nella prassi, nell'interpretazione dei giudici e della commissione. Fatto sta che la palese infondatezza, la palese mancanza dei requisiti di legge determina questa tipologia di risposta. La stessa tipologia, cioè la manifesta infondatezza, viene dichiarata quando si ha motivo di ritenere, quando la Commissione ritiene, che la domanda sia stata presentata solo ed esclusivamente al fine di ritardare l'esecuzione di un'espulsione. In questi casi, quindi, la risposta, che ha evidentemente un'accezione sanzionatoria, non è un semplice rigetto, ma è la manifesta infondatezza. I casi invece maggiormente consueti nella prassi sono questi. Anzitutto, purtroppo, l'ipotesi di rigetto della domanda. Domanda che viene rigettata quando semplicemente la Commissione ritiene che non sussistano i presupposti per alcuna forma di protezione. Di più, abbiamo visto prima l'elenco delle cause di cessazione ed esclusione. Se la Commissione ravvisa una di quelle cause, di nuovo si previene al rigetto della domanda. Ultima ipotesi, quella nella quale lo straniero provenga da un paese ritenuto sicuro, cioè un paese nei confronti del quale non vi è motivo di dubitare della possibilità di ottenere protezione, e non sia stato in grado di fornire quei gravi motivi che possono in qualche modo sovvertire questa presunzione. Non si tratta di una presunzione assoluta, è una presunzione vincibile. Cioè, se io sono in grado, pur provenendo da un paese ritenuto sicuro, di dimostrare che esistono dichiarate violazioni di diritti umani o, come cita la norma, discriminazioni e repressioni di comportamenti che invece sono ritenuti legittimi dal nostro ordinamento, benché io provenga da un paese sicuro, posso ottenere una forma di protezione. Diversamente, no. Infine, riconoscimento dello stato di rifugiato o della protezione sussidiaria, evidentemente perché la Commissione ravvisa la sussistenza di una di quelle condizioni che abbiamo visto all'inizio dell'incontro, oppure, e anche questo è un caso che abbiamo visto prima, questa nebulosa trasmissione della domanda al questore affinché valuti l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, evidentemente perché la Commissione ha già ritenuto la sussistenza di motivi umanitari, e quindi per questa forma anomala della normativa che abbiamo visto prima invita la questura a valutare l'eventuale rilascio, perché il questore non è tenuto, non è obbligato, non è vincolato, dovendo a sua volta valutare, nella prassi questa è la scelta delle questure, se esistono dei precedenti penali di una certa rilevanza. In questo caso, arrivo subito, la Commissione ravvisa la sussistenza dei motivi umanitari, ma ciò non è ancora sufficiente per arrivare al permesso di soggiorno, perché deve esserci ancora il passaggio ulteriore presso la questura. Prego.
comunque non ho una statistica così affidabile a livello nazionale. A Torino direi che se non ci sono precedenti penali significativi, il permesso di soggiorno per motivi umanitari è pressoché scontato una volta che la Commissione abbia rilevato la sussistenza di questi motivi. Quindi sarebbe molto inusuale l'ipotesi opposta. Conseguenze del riconoscimento. Qual è il contenuto della forma di protezione? Abbiamo detto tre forme che vanno a degradare in quanto a qualità. Status di rifugiato, maggiore grado di protezione. Al riconoscimento consegue il rilascio di un permesso di soggiorno quinquennale, rinnovabile. In realtà la durata quinquennale non significa assolutamente nulla, perché è uno status a tempo indeterminato, che non può essere revocato se non nelle ipotesi che abbiamo visto prima. In questo caso quindi il rinnovo è un processo automatico. Protezione sussidiaria. Il riconoscimento della protezione determina il rilascio di un permesso di soggiorno triennale, perché si tratta in questo caso di una forma di protezione temporanea. In questo caso la rinnovabilità non è più automatica, come succede per lo status di rifugiato, ma è comunque subordinata alla valutazione della Commissione, la quale deve fare quindi una seconda decisione sulla causa. Ok, grazie. Mi sentite in fondo? Non tanto, avvicinarci un po' di più allora. Meglio? Ora un po' meglio. Dicevo, protezione sussidiaria, permesso di soggiorno triennale, forma di protezione però temporanea, e quindi esiste questa spada di Damocle che al momento della scadenza del permesso di soggiorno. Grazie. La questura non può autonomamente decidere se rinnovare o rifiutare il rinnovo, perché di nuovo deve chiamare in causa la Commissione, la quale dovrà valutare la persistenza di quelle condizioni che hanno originariamente giustificato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Lo stesso accade con la protezione umanitaria. Solitamente il permesso di soggiorno è annuale, ma non è scritto da nessuna parte. Potrebbe essere semestrale, potrebbe essere biennale. Nella prassi è quasi sempre annuale. Quello che è sicuro e che al momento della scadenza di questo permesso di soggiorno, di nuovo, la questura non può autonomamente decidere il rinnovo o meno, ma deve sottoporre la richiesta alla Commissione, la quale deve quindi effettuare una seconda valutazione della domanda. Questo significa che protezione sussidiaria e protezione umanitaria sono forme di protezione soggette a venir meno, e in questo senso è molto importante ricordarsi che il titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o per protezione umanitaria è autorizzato alla conversione del permesso di soggiorno in un titolo di soggiorno per lavoro. Cioè, durante la validità del permesso di soggiorno, a fronte della stipula di un contratto di lavoro, il titolare di questa forma di protezione può chiedere alla questura di convertire il permesso di soggiorno per protezione in permesso di soggiorno per lavoro, il cui rinnovo è unicamente subordinato alla persistenza del lavoro stesso, del rapporto di lavoro, e quindi in una certa misura, benché temporalmente più limitato, può forse essere caratterizzato da un maggiore grado di stabilità. Per quanto riguarda i titolari della protezione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, vi è sostanzialmente una sorta di equiparazione in quanto a diritti sociali al cittadino italiano, e quindi accesso all'istruzione, alla sanità, all'alloggio, al lavoro sono sostanzialmente equivalenti. Da notare che solo nei confronti dello status, del titolare dello status di rifugiato vi è la possibilità di accedere al pubblico impiego,
che è un beneficio non previsto per i titolari di protezione sussidiaria. Il termine per la richiesta della cittadinanza è dimezzato, quindi di 5 anni non di 10. Ovviamente, sempre nei confronti di chi è rifugiato, non sempre nei confronti di chi è titolare di una protezione sussidiaria, viene rilasciato un titolo di viaggio, cioè un documento equipollente al passaporto che consente al titolare di viaggiare al di fuori dell'Italia, e ovviamente lo straniero è protetto dal pericolo di espulsione, anzitutto perché è titolare di un permesso di soggiorno, ma ancora di più si tratta di una tutela rafforzata. Lo straniero titolare di questa forma di protezione, quindi status di rifugiato e protezione sussidiaria, può essere espulso solo ed unicamente nell'ipotesi in cui rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale, sicurezza dello Stato, ordine pubblico. Quando lo straniero rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale, Stato, ordine pubblico, non si sa, nel senso che esiste un alto tasso di direi di arbitrarietà nell'adottare questo genere di decisioni. Sono concetti giuridici che non hanno una definizione particolarmente pregnante e quindi molto spesso ci si trova ad impugnare provvedimenti che stabiliscono la pericolosità dello straniero in modo abbastanza tautologico e abbastanza discutibile. Direi che siamo abbastanza al buono. Ecco, l'ultimo passaggio prima della pausa. Il diritto all'unità familiare, che è un elemento che ricorre abbastanza frequentemente nella prassi. In linea generale, la norma tutela nella maggiore estensione il diritto a mantenere o ricostituire l'unità familiare del titolare della protezione internazionale. Come? Dal punto di vista pratico vi è un evidente vantaggio, perché esiste una disposizione normativa che lo prevede in termini molto chiari, nei confronti del titolare dello status di rifugiato. Il rifugiato che voglia attivare la ricongiunzione familiare non è tenuto a dimostrare i requisiti di reddito e di alloggio come tutti gli altri, con una disposizione che è evidentemente di maggior favore per questa categoria di stranieri. I titolari di protezione sussidiaria non godono di questo beneficio, quindi se vogliono attivare il ricongiungimento familiare lo possono fare, ma alle condizioni generali, quindi dimostrare l'alloggio e il reddito. Il vantaggio per loro consiste nel fatto che qualora sul territorio nazionale sia presente un familiare il quale individualmente non è e non soddisfa i requisiti per ottenere la protezione sussidiaria, comunque è prevista la regolarità del soggiorno di questo familiare attraverso lo strumento del permesso per motivi familiari. Quindi, se immaginiamo un cittadino straniero che ha richiesto e ottenuto la protezione sussidiaria, il quale ha la madre, la figlia o la moglie sul territorio nazionale in condizioni, diciamo, teoricamente irregolari, il familiare avrà comunque diritto di risiedere regolarmente e gli verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari. Direi che ci teniamo la parte sui ricorsi e sulla tutela giudiziaria per la seconda metà e ci vediamo fra un quarto d'ora. Grazie mille.